Lorenzo, posso super curry. Eccoci qua, ragazzi. La domanda della settimana. Questa settimana domanda stimolante. Devo dirvi che mi è piaciuta. Ovvero, parliamo di Lewis Hamilton. Se ci fosse stato Hamilton nel 2024, cosa avrebbe potuto fare la Ferrari? Cosa sarebbe cambiato rispetto a quello che stiamo vedendo oggi? Beh, ragazzi, secondo me le cose sarebbero cambiate. Certezze non ce ne sono, è chiaro che uno va sempre per ipotesi, però possiamo anche trarre delle conclusioni vedendo Hamilton, quello che sta facendo, vedendo la stagione di Hamilton, vedendo il potenziale che Hamilton ha ancora in macchina. E quindi adesso ne parliamo. Come al solito voglio invitarvi a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like se vi piacciono i miei video, seguitemi sui miei social, c'è la raccolta fondi per la beneficenza sempre attiva, trovate il link in descrizione, scrivendo su PayPal Beneficenza ogni mese quando ci sarà una cifra decente, faccio una donazione e vi ringrazio. Raga, vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarvi al canale. Domani usciranno le news in anteprima, escono tanti video in anteprima per gli abbonati e in più c'è anche da valutare alcuni video particolari che faccio solo per gli abbonati. Ragazzi, c'è Instant Gaming, vi ricordo, giochi scontati fino al 90%, le prevendite di tutti i prodotti elettronici iper scontati, trovate il link in descrizione, Patreon. Se volete avere con un abbonamento di 5 euro al mese tutti i video dalla Formula 1 ai videogiochi, andate in descrizione al link di Patreon e trovate veramente un canale dove è tutto messo là con una marea di contenuti che potete andare a spulciare. Allora, partiamo subito dicendo che Hamilton, cosa sarebbe cambiato? Beh, ragazzi, Hamilton oggi, secondo me, avrebbe fatto meglio sia di Leclerc che di Sainz, parliamoci chiaramente. La stagione di Hamilton in Mercedes, nonostante una macchina a tratti disastrosa, è stata una stagione ottima. Hamilton ha vinto due gare, le ha vinte di grande costanza e impegno, ma soprattutto anche di gran gestione. Se andiamo a vedere Silverstone, la vittoria è arrivata perché Hamilton non aveva la macchina più veloce, però è riuscito a gestire le gomme, arrivando alla fine con un vantaggio minimo su Verstappen, ma riuscendo comunque a portarsi a casa una grande vittoria in un momento in cui Verstappen stava recuperando da pazzi. Se pensiamo a Spa, la Mercedes là, gli aveva fatto fare una strategia sbagliata rispetto a quella di Russell, che era migliore. Hamilton aveva recuperato e di base, comunque, con la penalità, la squalifica di Russell, ha vinto lui. Direi anche abbastanza meritatamente perché se la Mercedes avesse fatto con Hamilton la strategia di Russell, l'avrebbe stravinto per distacco. La gara più bella di Hamilton, però, non è quella, ragazzi. Ve lo dico sempre. Voi vi focalizzate sempre sulle vittorie. Ma ha vinto, quella ha vinto 3, quella ha vinto 5. No, ci sono delle gare che ti fanno capire la qualità del campione anche se non vince. Io posso citare Alonso quando in Ungheria nel 2021 diede filo da torcere a Hamilton per tanti giri. Là dimostrò Alonso di essere un fenomeno. Incredibile, la difesa che fece su Hamilton fu assolutamente incredibile. Hamilton la gara più bella l'ha fatta in Ungheria, con un Verstappen nettamente più veloce di lui, ha messo in atto una difesa pazzesca, riuscendosi a divincolare, a fare un errore a Verstappen in maniera assolutamente stupida, perché Verstappen poi ha allungato una frenata senza senso, una frenata di frustrazione perché non riusciva a passare Hamilton. Quindi là vedi il campione si vede quando non ha la macchina migliore ma massimizza i risultati, anzi va oltre quello che è la macchina. Il terzo posto dell'Ungheria della Mercedes non era meritato per la macchina, è stato meritato grazie a Hamilton. Quindi vedendo il problema della Ferrari di oggi, che è quello di avere due piloti inconcludenti. Ferrari ha due piloti che purtroppo nell'arco di una stagione ti fanno 10-15 errori e tutti gravi. Distruggono le macchine, fanno i danni economici, perché l'incidente di Sainz, per esempio, di sabato, non è solo un problema. Vabbè, ma ha sbattuto, gli riaggiustano la macchina e corre. Non è solo un problema che Sainz è partito dietro e si è giocato l'eventualità di un podio. Il problema è che tu, i soldi che investi per riaggiustare la macchina ogni volta, vedasi Leclerc a Baku, che è andata a sbattere, cioè sono soldi che vanno a incidere lo sviluppo dell'auto, il budget cap. Questo è il problema, che la gente non si rende conto che quelli sono soldi che tu devi andare a sottrarre da altre cose. Qual è la cosa primaria che si deve sottrarre? Lo sviluppo dell'auto, perché là è dove tu c'hai dei soldi extra che vai ad attingere. Se non ce l'hai, non sviluppi l'auto. Quindi i mancati sviluppi della Ferrari di questi anni, soprattutto all'epoca budget cap, sono anche dovuti purtroppo agli enormi errori e incidenti fatti dai piloti consecutivamente, continuamente. Hanno sempre dispensato errori su errori e questo ha portato poi a far sì che il budget cap Ferrari fosse risicato e gli sviluppi sono sempre stati limitati. Ci
Quindi vedete ragazzi, uno va ad analizzare le situazioni, poi escono chiavi di lettura completamente diverse. Hamilton oggi, secondo me, cosa avrebbe fatto rispetto a Sainz e Leclerc? Io penso che avremmo un paio di vittorie di più. Un paio di vittorie di più da quelle che abbiamo oggi, che sono, mi sembra, tre. E sostanzialmente, no, aspetta, Leclerc, sì, tre vittorie. Avremmo un paio di vittorie di più sicuramente e sostanzialmente avremmo un pilota in bagarre mondiale. Parliamoci chiaramente. Dove sarebbe andata a migliorare Hamilton? Allora, prendiamo la stagione di Leclerc. Dove avrebbe migliorato Hamilton? Innanzitutto non avrebbe fatto tutti quegli incidenti che Leclerc ha fatto nelle prove libere, nelle qualifiche, vedasi Miami, vedasi appunto Ungheria. Cioè, Leclerc ha dispensato errori su errori facendo danni ingenti per il team. Hamilton non l'avrebbe fatto. Hamilton avrebbe sicuramente massimizzato di più i risultati con meno incidenti. Hamilton non sarebbe mancato in tutte quelle gare dove Leclerc è entrato in crisi mistica e non ha ottenuto risultati. Hamilton magari sarebbe stato ancora più forte a Imola quando Leclerc in battaglia con Norris esce di pista e perde l'occasione di giocarsi la vittoria. Hamilton sarebbe stato sicuramente superiore in Canada quando Leclerc ha preso e col team hanno fatto un casino, hanno fatto ritirare il pilota o anche Sainz se è uscito di pista sbattendo con Albon in maniera assurda. 90% Hamilton quello non l'avrebbe fatto. Abbiamo visto che in Canada Hamilton ha massimizzato i risultati anche con una Mercedes che l'ha messa in difficoltà perché gli ha messo delle gomme a fine gara che non erano accettabili. Eppure Hamilton stava là a lottarsi podio e vittoria. Quindi pensate un po' voi il livello differente. Hamilton non si sarebbe fermato in Austria quando Leclerc, piagnone, si è messo a fare casini i primi giri con le gomme bianche, ha fatto solo 6-7 giri e si è fatto fare un altro cambio gomme rimanendo nelle retrovie. Ragazzi, sono tante le situazioni in cui Hamilton avrebbe fatto meglio. Hamilton avrebbe fatto meglio a Baku, quando Leclerc si è fatto superare come un pollo e lui non l'avrebbe fatta una cazzata del genere, non avrebbe fatto la cazzata di Sainz alla fine, di buttarsi all'esterno di Leclerc, perdere velocità, farsi rinfilare da Perez e fare quell'incidente. Hamilton, queste cose qua, il 99% ragazzi, non le fa. Quindi se andiamo a valutare, secondo me oggi con Hamilton saremmo più o meno sui punti di Norris nel mondiale piloti e con la Red Bull nel mondiale costruttori. Là staremmo, ragazzi, perché è inevitabile. Comunque, Hamilton al posto di Leclerc o di Sainz, comunque ci avresti un secondo pilota che fa tanti errori, eh. Quindi parliamoci chiaramente. Per me Hamilton oggi sarebbe molto più avanti in classifica. Staremmo probabilmente, non vinceremmo il mondiale lo stesso, probabilmente no, ma avremmo molte più chance di giocarcelo fino alla fine. Mentre invece con i piloti attuali siamo a distanza da tutto. E abbiamo perso le migliori occasioni. Perché Baku si doveva vincere, perché Singapore si doveva fare una gara pazzesca. Singapore Hamilton sarebbe arrivato tranquillamente terzo. E invece la Mercedes gli ha rovinato la gara, figuriamoci. Con una Ferrari sotto il sedere che era superiore alla Mercedes, ma anche alla Red Bull a Singapore. Hamilton avrebbe fatto tranquillamente un secondo posto. Quindi vedete, purtroppo come bisogna essere chiari in tutto quello che si fa e bisogna dire le cose come stanno. Hamilton oggi sarebbe stata una garanzia di molti più punti in tutte e due le classifiche. Meno errori, più coesione con la squadra. Quello che imputo io a Hamilton, l'ho sempre detto, è farsi andare bene le strategie, perché spesso lo vediamo fare delle strategie, chiaramente scelte dalla Mercedes, che lui dovrebbe contrastare. Partire con le rosse a Singapore è stata una follia. Spesso Hamilton abbiamo visto troppo dipendente dai box, alla Leclerc. Mentre un pilota alla Sainz dice, no ma guarda, sta strategia non mi piace, faccio un'altra cosa, continuiamo lo stint, accorciamo. Abbiamo visto pure a Singapore, Sainz parlare, facciamo questo, cambiamo piano, piano A, piano B. Hamilton come Leclerc sono piloti che sono proprio dipendenti totalmente dal team. Se il team dice facciamo questo, quelli dicono sì. Ci vorrebbe più lungimiranza. Per esempio, già George Russell ha lungimiranza in da questo punto di vista. Detto questo, ragazzi, secondo me questo è semplicissimo. Hamilton oggi ci avrebbe un buon 30-40 punti in più di un Sainz e di un Leclerc. Ma è inevitabile. Perché avrebbe sfruttato tutte quelle occasioni dove Sainz e Leclerc invece hanno fallito miseramente, avrebbe fatto molti meno errori in qualifica e in gara e avremmo un pilota molto più davanti, una possibilità di giocarci il titolo che poi alla fine non vince perché ve lo ripeto sempre, lo vince Max. Sono certo di questo, a meno che non gli fanno qualche dispetto forte, lo vince Max, però di base possiamo dire che con Hamilton avremmo avuto una stagione sicuramente diversa. Purtroppo, ragà, la Formula 1 è fatta anche di
Concretezza dei risultati, sono stati piloti che non erano i più veloci della loro epoca, hanno vinto mondiali su mondiali, vedasi Piquet, vedasi Prost, vedasi Lauda. Avevano piloti in pista più veloci, vincevano i mondiali con intelligenza e astuzia. Hamilton oggi probabilmente non è più il veloce sulla griglia, perché con gli anni qualcosina avrà pure perso. È sempre tra i più veloci, però probabilmente c'è già qualche pilota più veloce di lui. Però nell'arco di una stagione, con la sua intelligenza, è anche un pilota che può riuscire a divincolarsi bene nelle varie situazioni e a massimizzare i risultati. Questo è quello che penso io. Ciao, voglio. Whoa, whoa, whoa.